Saluto agli amici di Escamo Shop. In questo video vi dimostriamo, vi presentiamo ecco, una coppia di casse ovali da 350 watt. Eccole qui, le vedete come si presentano, hanno uno sfondo blu tutto intorno, una guarnizione arrotolata ecco, che cammina tutta lungo ecco, la circonferenza della cassa, la cassa ovale, e abbiamo parliamo di casse a quattro vie, eccole qui, vedete in tutte le sue particolarità. Qui ci sono gli attacchi praticamente da poter attaccare, avete questo magnete e vi dico subito ecco, quali sono i dati tecnici di queste casse. Allora, parliamo di un sistema di riproduzione a quattro vie, e ha un woofer, sono dei woofer di 163 mm per 237 mm, quindi parliamo di 23 cm e 7 di lunghezza, ecco in questa misura qui, in orizzontale, per 16,3 cm di misura ecco, presa in modo verticale. Allora, diciamo che hanno un magnete, eccolo qui, il magnete da 470 grammi, quindi molto molto potente. Parliamo di casse a quattro vie, sono 350 watt la potenza massima della cassa e hanno 80 watt di potenza nominale. Ovviamente ecco, per sfruttare tutti i 350 watt c'è bisogno di un amplificatore appropriato. Abbiamo il tweeter a cono con un diametro da 37 mm e abbiamo il super tweeter, ecco come vedete il tweeter, questo qui è il super tweeter che è di 18 mm che è fatto a cupola. Ecco qui, potete vedere questo qui, il super tweeter, e il tweeter questo qui un po' più grande. Abbiamo un'impedenza nominale pari a 4 e una potenza massima, ecco come vi dicevo prima, di 350 watt e una potenza nominale effettiva di 80 watt. Il peso ecco, lordo dei due diffusori è pari a 4,31 kg, quindi ecco, se eventualmente dovete montarli su una mensoletta, vi consiglio di prendere ecco, del legno oppure ecco, di prendere una mensoletta abbastanza spessa, perché entrambi le casse pesano 4 kg, quasi 4,5 kg. Insieme alle casse, all'interno della confezione vi verranno dato anche le cuffie per andarle in pratica ecco, a ricorrere in questo modo, in modo ecco, da coprire proprio le casse, poi le potete anche non mettere, dire effettivamente che anche a vederle così sono molto molto carine. Ecco, ne esce una per ogni cuffia, una per ogni cassa, viene data una cuffia per ogni cassa. All'interno escono anche i cavi di collegamento, eccoli qui, i cavetti di collegamento già con gli attacchi vicini predisposti per il montaggio e delle viti in pratica di fissaggio per andarle a fissare. Vi ricordate queste quattro viti. La cassa effettivamente va a un suono che è pulito, è effettivamente parliamo di una cassa a quattro vie, quindi ecco, sappiamo che le casse a quattro vie riescono a dare un suono abbastanza pulito. Viene dato 80 watt se viene montato su un semplice autoradio con amplificatore, 50 watt per 4 MOSFET, mentre invece ecco, per sfruttare tutti i 350 watt, il massimo della potenza di queste casse, dobbiamo obbligatoriamente usare un amplificatore per andare ad amplificare il suono. Bene, io con questo ho concluso il video, ringrazio tutti per l'ascolto e vi do appuntamento alla prossima.